Well, I've been down so goddamn long. Una delle società venete che più hanno raccolto in questa stagione è sicuramente il Vispa di Saonara, provincia di Padova. La Serie B2 ha condotto e terminato un campionato da capo classifica ed ha festeggiato la promozione in B1. Sabato scorso nel palazzetto di Villa Tora, società, settore giovanile, sponsor ed amministrazione si sono ritrovati ed al termine dell'ultima partita di campionato hanno festeggiato la promozione. Abbiamo voluto come amministrazione comunale dare un omaggio a tutte le ragazze che ringraziamo e all'allenatore, alla dirigenza per questo grande risultato e anche una targa che è stata consegnata personalmente a me da Clodovaldo Ruffato, presidente del Consiglio regionale, per celebrare questo momento. E dal termine della consegna delle targhe spazio alla carrellata di foto sulla stagione appena conclusa ed infine ai festeggiamenti veri e propri. Secchi d'acqua, fiumi di spumante e panna montata. Il Vispa ha festeggiato la vittoria di campionato in B2 ed una terza piazza in Coppa Italia. Io una promozione l'ho già fatta dalla B1 alla 2 ed è stato bellissimo. Questa ancora perché il gruppo è bello, quindi è bella viverla, insomma. E chissà, insomma, cioè, io spero altre. 26 anni, vediamo. Però speriamo tante altre e fate bene almeno, quindi. Sono molto contento, è stato una cavalcata molto lunga, che abbiamo visto dell'anno, dove diciamo ci si aspettava magari di provare a fare un buon campionato, ma non, tutto questo non era messo in preventivo, per cui è stato tutto molto bello e adesso ci godiamo tutto quello che siamo conquistati. Per me è stata una cosa bellissima perché è la prima promozione che faccio. Il gruppo è bellissimo e essendo la più piccola poi è stata un'emozione grandissima, quindi sono contenta e adesso vediamo per la prossima stagione, insomma speriamo di ripetere. I festeggiamenti però erano iniziati per le atlete già da qualche ora a guardare le ciocche di capelli. Il perché è bianco e rosso come i colori della Vispa e l'idea diciamo che è stata un po' di tutti, quindi abbiamo anche i campanellini sulle scarpe, abbiamo fatto un misto. C'è un po' di umido qua oggi, però meritato, le ragazze si stanno divertendo e va bene così. Diciamo che siamo il chievo della situazione, l'amministrazione comunale l'ho coinvolta bene, anche sono diventati tifosi. È da un po' di tempo che ci stavano studiando per creare una struttura nuova, sembra abbiano già firmato e tutto per dare via alla creazione di questo nuovo palazzetto, che sembra sia una cosa non da poco, quindi dovrebbe contenere 1000 posti a sedere e varie palestrine, deve essere un impianto stupendo. Proviamo a mantenere la B1, proviamo a camminarci sopra e vedremo se saremo supportati dai nostri sostenitori come le altre volte. E proveremo tutto fino in fondo, e mai dire mai è la mia filosofia, ecco. Vedere il palazzetto pieno così e che da ogni settimana abbiamo avuto una grossa soddisfazione, penso sia per noi amministratori una cosa molto importante, l'aggregazione e l'unione dello sport per appunto anche in questi momenti sono fantastici. Logico che il prossimo anno faremo un campionato di stasi per vedere come sarà il campionato, per studiare le squadre, come muoverci in questo campionato di B1 dove noi non abbiamo mai messo piede, però sicuramente faremo un campionato decente, ecco, questo sicuramente. Non affronterò più campionati per prendere sconfitte e tornare abbattuti dai campi di pallavolo.